Marius Titus, sei un generale di Roma. Ti ho condotto qui per proteggermi da Damocle. Ma tu sei Damocle! Non mi aiutatemi! Tu sei Damocle! Sì, è vero. E la mia storia sta per concludersi. Mi ossessionava una sola idea. Una sola, unica, Brahma. La sete di vendetta. Vendetta contro l'imperatore Nerone, che aveva massacrato i Picari. Contro i suoi spregevoli figli, che avevano tradito la mia legione! Per riscuotere il mio debito, sarei tornato dove il mio viaggio era iniziato. Sarei tornato a casa. Il pericolo era in agguato durante il mio ritorno a Roma. Il male che aveva afflitto la Britannia ora tormentava anche l'urbe. Profughi malnutriti narravano storie di privazione e tortura ai bordi delle strade di quella che un tempo era Roma. La legge era stata stravolta. Il mio unico scopo era tornare per porre fine ai due soprusi, Nerone. Per salvare la Roma che avevo amato e restituirla al suo popolo. Perché? Per gli dèi, perché? Salve a tutti ragazzi e bentornati a My Shusha. Siamo tornati con Rai, sono Rome, il nostro Marius Titus, o meglio Damocle, è pronto a riprendere la sua avventura. È diventato il mito di cui avevamo sentito parlare all'inizio del gioco, però vedete come il problema di Roma sono i romani stessi. Guardate qui, addirittura c'è il disegno dell'imperatore con la freccia conficcata. Nerone? No, Nero solvere Tebeo. Vabbè, è chiaramente una frase in latino. Non credo che il popolo sia molto contento di quello che è stato il suo operato. Tant'è vero che, cioè, noi stessi dobbiamo andare. Guardate, guardate. Che gente che è stata in crocifissa. Conducete con celerità mio figlio nell'Ade. Fate in modo che non soffra più. Non merita di morire. Risparmiategli il dolore. Credo ragazzi che questa sia stata tutta gente contraria all'operato di Nerone e che sia poi stata fatta fuori. Insomma, capite che c'è anche uno squilibrio interno tra il popolo e l'imperatore, che avete capito è una figura dipinta come un pusillanime, come un pavido, come un ignavo, insomma, tutte cose non positive. E infatti è un po' quello che dobbiamo fare, ragazzi. Cioè, guarda, Nerone sembra un maiale. Ave Nero, invece. Però è successo qualcosa. Noi dovevamo salvare Roma dai suoi nemici. Abbiamo scoperto che in realtà il nemico ce l'avevamo in casa. Non erano quei barbari, ma era Nerone stesso, i suoi figli soprattutto, che con il loro operato, con la loro malvagità, insomma, hanno poi provocato tutto questo. E oggi siamo tornati a casa. Oh, no, no, no. Vabbè, mo sbrigati però. Gregoriani! E questo chi sarebbe? Un eroe valoroso? Un veterano delle campagne? Sono colui che viene a reclamare ciò per cui ha combattuto suo padre! Sì. Allora, i pretoriani dovevano essere sostanzialmente, ragazzi, i soldati, quelli romani che erano attivi sul, diciamo, fuori da Roma, ok? Aia, oh, comunque se sbagli in secondo è finita, eh? Quindi questi sono gli uomini di Comodo e, vabbè, insomma, in generale abbiamo capito che credo che saranno gli uomini messi lì a difendere Nerone. Anche cromaticamente hanno scelto un colore diverso, no? Siamo rosso pompeiano, rosso imperiale, e loro invece sono di viola così. Vabbè, facciamoli fuori. È incredibile come, ragazzi, tutto quello che avevamo sentito. Oh, mamma, bella questa. Ok, va benissimo. Mi piace, mi piace. Tutto quello che avevamo sentito dalle parole di nostro padre per quanto riguarda Damocle. Aia. Anzi, proprio la storia di Damocle poi si è avverata. Noi abbiamo vissuto quello che aveva vissuto lui. Cioè, legionario che ha visto morire la sua gente per colpa dei politici, sostanzialmente, dei generali corrotti, dei generali più che altro malvagi, ragazzi. Perché qua il problema è la malvagità. Questi sono
Davvero stupidi idioti, perché cavolo, quello sarà. Sarà chiaramente si era arreso. Ha detto va bene, dai. Ci avevamo rimesso dentro tutti i popoli della Britannia. No, no, dobbiamo fare gli stupidi. Vabbè, comunque, ragazzi, dai, adesso facciamo piazza pulita. Ecco. Facciamo piazza pulita, boom. Cazzotto in bocca di quelli giusti. Però, ragazzi, ecco, a distanza di tempo. Intanto io non me l'aspettavo. Allora, voglio tranquillizzare tutti che questa serie terminerà. Certo che l'ho ucciso. Ma guarda, è andata a chiamare amici. Non credo proprio, ragazzi. Io vi caccerò, vi troverò e vi distruggerò. Vi ucciderò tutti perché sono Damocle. E forse la maschera la dovevamo aver noi, ragazzi. Sarebbe stato figo. Ma allora, c'è un po' di roba da gladiatore, perché hai visto il gladiatore quando torna a Roma. C'ha la maschera, poi se la toglie nel momento. Signore, un legionario ha ucciso Attico e Janus. C'è qualcuno là? Voi due, controllate. Oh, oh, per questo è bello grosso. Ma che ci vedi con quella maschera? Niente, tornate ai vostri posti. Certo. E poi, ragazzi, la maschera, cioè, incute timore, no? È un po'... Intanto non so se sentite Adele che piange, ma... È meglio evitare problemi. Non è successo niente, tranquilli, è stato solo capricci. Se la sentite, se non la sentite, meglio. Però la sento io, quindi mi sta a sturare le orecchie. Allora, e che vi stavo dicendo? Ah, i disegni sono inequivocabili, cioè qua... Si vuole la testa di Nerone. Quella è Winnie the Pooh, chiaramente. Cioè, li capisco, ragazzi, perché se affami il popolo. Sei un difensore assassino a piede libero e noi lo troveremo. È quello colorato diverso. Odioso assassino! Perché io? Perché sai che so io? Scusate. Io potevo... Comunque, Mario, se posso dire una cosa, hai fatto una scelta un po' audace. Cioè, bastava tornare indietro e fare finta di unirti alle truppe e dire, ah, sì, sì, sì. No, però vabbè, no, come si dice, Comodo ci avrebbe ucciso. Chiaramente noi abbiamo visto quello che ha fatto lì in Britannia e dobbiamo andare al Senato e riferire. Poi, ragazzi, sai, i romani, se le cose non gli andranno bene, non sta facendo problemi a dirlo, Pure mettere sotto scacco i regnanti. Poi magari voi conoscerete maggiormente la storia di Giulio Cesare, con le idi di marzo. E tutto quello che ne consegue, come è stato poi trucidato, no? Dai suoi stessi uomini fidati. Sapete una cosa che mi lega un po' a Roma, cioè in realtà all'epica latina, un po' alla storia antica, ma proprio quella super super antica. Voi conoscete la frase "ognuno è artefice della propria fortuna", no? Famosissima. Ma voi sapete chi è stato il primissimo a pronunciarla? Pensate, è stato un generale romano che si chiamava Appio Claudio. Allora, questa frase viene attribuita a un altro personaggio più famoso di Appio Claudio, però il primo è stato proprio Appio Claudio. Questa cosa lo so perché l'ho studiata al latino e me la sono scritta in cameretta, cioè io quando... nella mia vecchia stanza. Questi li pulisco, ragazzi, parecchio. Cioè, insomma, c'avevo un post-it con scritto "ognuno artefice la propria fortuna", che era un po' il mio motto quando andavo a scuola. E ancora oggi, ragazzi, la penso questa cosa. Cioè, non è che voi dovete farla per forza vostra o là dove ci dovete credere, però è un po' così, ve lo chiedo. Cioè, secondo me sì, ognuno artefice da propria fortuna. E sicuramente nella vita, invece di aspettare le cose, cioè se siamo attivi, proattivi, possiamo indirizzarcela, no? Insomma, ogni volta che avevo pensieri e robe varie, ma pure a scuola, che ne so, se andavo male, ma ognuno artefice da propria fortuna, Cioè se non studio vado male, sì. Una ragazza. Arrenditi, ora! Ma chi? Dove sta? Mi piace una ragazza, ragazzi. Oh, la mia piace. O morte. Mi piace una? Oddio, che faccio? Ci devi andare. Ognuno artefice della propria fortuna. Tanto più de no non te può dire. Poi ovviamente, ragazzi, se siete della filosofia che se non puoi sedurla puoi sedarla, io prendo le distanze ovviamente e mi dissocio. E in quel caso però non è quel tipo di fortuna a cui faccio riferimento io. Però o morte. No, l'ha messo. Ah, guarda, ha perso il... fermate. Guarda se muore. È sicuramente un motto che... vabbè, mi faceva piacere raccontarvi sta roba, su. Anche se tornando al gioco, come detto, lo voglio portare a termine. Non avevo puntate pronte perché non me l'aspettavo che vi sarebbe piaciuto così tanto. E quindi... Ma chi è? Io in realtà no. Anch'io. No, io no. Senti, ma facciamo così, ragazzi. E qua è sicuramente la scelta migliore. Soprattutto con questi che hanno lo scudo, che so, dei calci nel sedere. Vabbè, quindi sicuramente avrete visto questa puntata un po' in maniera differente rispetto a come porto le serie, no? Cioè, tutti i giorni, due puntate al giorno, ma
Che altro, ragazzi, cioè, forse sarà durata 4 puntate, io non lo so, 5 puntate massimo. Figo, dai, bello, dai, sono molto contento. Però, ecco, adesso che ci gioco, potevano aggiungere più combo. Oddio, che è qua roba? Ma in generale più finisher, ecco, le finisher sono fighe, ma fai sempre le stesse. Oh, guarda, guarda, stanno portando i cadaveri degli oppositori. 59! Mortacci tua. Circa un centinaio. Sulla via Augusta, qualcuno ha ritratto la faccia di Nerone sulle natiche di Ursolano. Ritorsione collettiva. Stiamo seppellendo l'intera via. Porco Giuda, ragazzi. Eccoci qua, guardate però che bello il Colosseo. Sapete che nel Colosseo si facevano anche combattimenti di navi? Veniva riempito d'acqua e ci facevano sti combattimenti con le navi. Cioè, che spettacolo. Ma stiamo andando a casa nostra, ragazzi. È qui che è morta nostra madre, il nostro padre, vero? Poi la cosa bella è che, cioè, con tutti gli spostamenti, non è come adesso e dici, vabbè, Inghilterra, Roma, quanto ci avrà messo? E questo ci avrà messo pure anni per tornare a Roma. Vedi, Marius, i nostri peggiori nemici non strisciano solo nelle terre più remote. Chi sei? Perché tutto questo? Mio padre era un eroe di Roma. Tuo padre era un grande generale e un senatore apprezzato. Troppo apprezzato, forse. L'imperatore è un uomo invidioso. Un uomo meschino. Tuo padre viveva per servire Roma. Nerone serve solo se stesso. Aspira al potere fine a se stesso. Si crede un dio. Il gelido vento sussurrò parole avvelenate all'orecchio dell'imperatore. Tuo padre e altri come lui volevano rendere Roma al suo popolo. L'imperatore li fece assassinare. Dopotutto, è ciò che gli imperatori fanno. Il frutto della sua ingordigia fu spartito tra i suoi figli, Basilio e Commodo. Egli li colmò di poteri e responsabilità smisurate, di cui erano indegni. Roma abbandona i suoi figli, Marius. Tu hai un ruolo fondamentale nella tragedia umana. Del resto, tutti quanti noi siamo indispensabili. Damocle, spirito della vendetta. Il destino dell'impero è nelle tue mani. Salva Roma. Salvala da loro. Oh, ragazzi. Oh, eccola. Eccola. Ah, vabbè, se dà pure... No, ragazzi, queste parti non ve le metto. Cioè, non le vedrete perché io devo... Non è che io devo monetizzare. Vabbè, non è che io devo monetizzare, ma io proprio devo... Cioè, farveli vedere sti video. Dove ti stai a nascondere, Marius Titus? Poi, ragazzi, vorrei... No, non ve le posso far vedere queste cose. Ma non pensavo... È pur vero, ragazzi, che ai tempi degli antichi romani c'era proprio un panino, una polpetta continua, eh. Anche e soprattutto uomini con gli uomini. Guardalo. Dovevo partecipare al torneo dell'imperatore. Soltanto un uomo poteva consentirlo. Allora gli feci visita. Damocle? Eh sì? Sono qui per il torneo. Ah!
Sei un gladiatore. L'armatura leggendaria è un vero tocco di classe. Mi hai quasi... Solo i guerrieri più abili possono partecipare. Vediamo se... Combatti bene quanto... sai agghindarti. Amico mio. Ah, quindi questo è un... diciamo un piccolo... colosseo privato, diciamo. Un terreno di battaglia tra gladiatori, eh? Così il sangue. Ma intanto gli altri facevano panini, eh. Parti basse! Occhi! La mia avvelenata! Fate pure! Non mi interessa! Conta solo uccidere o morire! Purché diate spettacolo! Ma fermarvi! Intrattenetevi! Ma che cacchio, ragazzi! Non sarà un nostro problema perché... io questi qui me li pappo a colazione, però... Superba esecuzione! Certo che è superba, guarda questa! Intanto ragazzi, non so se notate i disegni lì dietro, insomma, stiamo parlando chiaro, speriamo che insomma passino inosservati i signori di YouTube. Ah, pure i... ma guarda là con i cavalli pure, ma che cazzarola ragazzi, andate a fare una cultura. Dall'altro i romani erano famosi per fare questi grandi banchetti dove mangiavano sdraiati, quindi loro mangiavano, proprio per poi pure la posizione, vomitavano e poi continuavano a mangiare, cioè, cazzo. Ah, però io vi stavo dicendo che ho vissuto a Villa Adriana, vicino Villa Adriana. E appunto c'è la villa, si chiama così perché la villa di Adriano dell'imperatore. Ora, qual è la particolarità? E in mezzo a sto laghetto c'è una piattaforma. Tanti nomi, un esito davvero imprevisto. Mi sa che mio fratello Comodo ha trovato il suo antagonista. Bravo! Bene, meglio che il prossimo atto inizi! Un campione dell'arena! Direttamente da Batavia... Justinius! Giustino! Dov'è? Porco due, ma questi non sono spawnati. Vabbè, lo farò fuori. Insomma, ragazzi, vi dicevo, che ci faceva in questa piattaforma? Praticamente Adriano, l'imperatore, non quello dell'Inter, ma quello vero, praticamente andava con l'amante, che era un ragazzo, un ragazzetto, e si andavano a... facevano una cularella, come si direbbe, a Roma, ai tempi d'oro. Vabbè, e quindi niente, per farvi capire che prima non era, cioè, tipo un tabù, oggi, porco due, perché è una roba incredibile se ci pensate, no? Ancora, quello che è, stupirsi, o a fare le battaglie, perché no, quello no, e questo sì, e questo no. Beh, quando porco due, ragazzi, la nostra storia è fondata sull'incularella, cioè, non capisco il problema, però vabbè. E quelle immagini che vedete lì. Avete le giuste doti, siete magnifico. Mettiamoci un po' di pepe. Per il prossimo atto diamo il benvenuto a due campioni, Romolo e Remo. Devastatori di Cartagine. Proprio loro, proprio loro. Oh. Giusto per non rendersi questi cose sono proprio. Arca miseria, questi sono proprio gladiatori. Gladiatori. Gli spuntoni. Vabbè. Però come sta in forma questo? Però ragazzi, li faccio fuori così e vado e vinco bene. E vinco bene. Comunque, che vi stavo a dire prima, forse qualcosa di interessante, poi mi scordo, ragazzi. Troppe tematiche, troppe robe da dire. Io non ho ancora capito, ragazzi, la differenza tra... Bravo! Bravo! Uno scontro impeccabile, sfolgorante. Incontriamoci nei miei alloggi. Desideri affrontare il tuo imperatore? E così sia. Oh! Contra Basilius. Guarda quanto è diventato figo Marius. Che veste oggi. L'immagine di Damocle. Insomma, il mito. Ora, noi conosciamo il mito della spada di Damocle. Non vi ho parlato di chi è Nemesi, la dea. E soprattutto volevo farvi un piccolo appunto su Nerone. Perché qua, come detto, l'hanno ritratto come un pusillanime. Ma è uno dei, insomma, dei personaggi più cattivi nella storia. Sicuramente uno dei imperatori, se non il più cattivo in assoluto. Di Roma, ovviamente. Ecco il tuo lascia passare. Non perderlo.
Hai trasformato l'assassinio in un'arte. Ma io sono solito esprimermi in forme differenti. Ecco alcune delle mie ultime opere. Ho appena portato gli ultimi ritocchi. È un dono di mio padre, l'imperatore. Un'opera strabiliante, se posso permettermi. Con una sorpresa nascosta. Uno scomparto nella testa che gli fa versare lacrime di pregiato vino bianco a simboleggiare l'amore per l'impero. Ma forse potrebbe versare qualunque cosa. Qualunque. Senza pietà, così. È giusto così, è giusto così. Ah, e versa il suo sangue. Sangue. Fiumi di sangue. Ah, questa era la figlia del tipo. Livide montagne affossano il senato. Le strade. Le strade di Roma si tingeranno di rosso. Rosso sangue. Ti ho scorto nei miei sogni. Liberami se vuoi conoscere il tuo futuro. Certo. Eroe caduto di Roma. Spirito della vendetta. Damocle. Damocle. Damo. Damocle perirà per mano del grande generale Marius. E il generale per mano di Damocle. Ma Nerone soccomberà solo sotto i colpi della sua stessa lama. Non puoi ucciderlo. Eh già, perché ragazzi, Nerone nella realtà è morto, diciamo, suicida. Ucciso da un, insomma, un suo schiavo. Scappando da tutto, però, insomma, non è stato assassinato come altri. Quindi è come se questa nostra scelta ci porterà alla distruzione di uno e dell'altro. Cioè, di noi stessi, come Damocle e come Marius. Questo è quello che ho capito? Commodo era il prossimo. Al Colosseo di Roma avrebbe sbandierato le sue grandi vittorie, attribuendole ingiustamente a sé. Avrei ottenuto il diritto di affrontarlo e purgare il veleno dal cuore di Roma. Avrei avuto la mia vendetta. Ho purgato ancora. Eccomi ragazzi, sono tornato. Vabbè. Ok, quindi ragazzi, siamo pronti a rivendicare la nostra vendetta direttamente nel Colosseo. Questi dovrebbero essere tutta gente presa qua e là dalle province di Roma. Poi sapete, no? Si combatteva con le armi e a volte, diciamo, sono pronto. Non sai di che parli. Verrai massacrato al primo scontro. Ho lottato in ogni arena, nessuno mi ha mai battuto. Questo è il Colosseo. Non sei qui per lottare. Sei qui per morire. Ah. Ma va bene. Poi se ce lo dice il principe de Saiyan, è sicuramente promettente la cosa. Dai ragazzi, cioè questa è una roba pazzesca. Mo, questo colpo di scena di Damocle è stato fighissimo, ma non me l'aspettavo. Cioè, non pensavo che saremmo finiti al Colosseo.
Cioè, è veramente ecco epico. Ecco voi i gladiatori! Che figo! Combattimento! Sarai forse tu, Damocle? Sarò sicuramente io, però a sto punto, ragazzi, non scendo. Aspetto loro che si ammazzano e via. Anzi, li tiro da lontano. Posso farla sta pozzata? Mi sa che la posso fare tranquillamente. Ventrato! Ah, ok, contro i barbari. Ci sono gladiatori e barbari, vedete? Vieni qua, mamma mia, grandioso! Vabbè, è una tattica lamerona. Però vedete, ragazzi, guardate, c'è dell'acqua e c'è una nave. Manca a farla apposta, Ve l'avevo giusto accennato dei combattimenti navali. Ti piace? Oh, ma ti piace. Però questo come ti piace ancora di più, Ah, così, Ma nell'acqua, bro! Buona lui della spiaggia, gladiatori! La spiaggia! Ah, quindi ragazzi, proprio gladiatori contro barbari! Questo calcio in bocca! Ecco, una cosa, ragazzi, che adesso penso di poter dire, il sentimento è quello. Gran bel gioco, però mannaggia, Cioè, potranno mettere un po' più di mosse, cioè, tipo, sto gioco con le super mosse. I poteri, Emesi che ci regala qualche potere magico. Studio di violenza. Questo che si è salvato. Gli altri che guardano. Vabbè, insomma, ragazzi, prima non so se dopo la conquista delle gremite coste di Dover, Commodo il conquistatore scatenò tutta la sua furia sul forte del tradimento. Con furia vendicativa, il possente Commodo punì i britanni per la loro impudenza. Ah, me la ricordo diversa la storia. Fare nel cuore di Dover la fiamma di Roma. Io me la ricordo diversa la storia, ragazzi. Non so voi. Non so voi. Vabbè, parecchiamo. Sapete perché Nerone è così odiato? Insomma, è uno dei, come detto, dei più cattivi in assoluto. A lui viene, come vi ho già raccontato, grande incendio che distrusse quasi la città di Roma. Viene imputato a lui, in realtà, per delle mire sciocche, cioè per costruire la Domus Aurea, la insomma, sì, il Palazzo d'Oro. La sua grande volontà. Però il problema è che va a fuoco Roma e lui dà la colpa ai cristiani, che poi verranno perseguiti. Quindi il generale Commodo marciò nella foresta che ospitava i vili britanni per catturare da solo il malvagio re Oswald e la sua feroce figlia. Ah, cioè, ma hanno ricostruito tutto così. Secondo me c'è la figlia. Commodo si mosse veloce nelle foreste, rapido come un lupo. Un lupo. Rapido, hai compreso? Rapido come un lupo. I temuti arruggiare di Britannia tentarono di intimidire il grande Commodo. Ma perché? Sapevo se divertivano così i romani, vabbè. Oh, quello se n'è andato. Egli fu implacabile. Ah, maledetto. C'era un tizio. Ah, perché sto inseguendo Commodo. Le selve di Britannia brulicavano di nemici e il grande generale Commodo si ha rotto tutti da solo. Eh sì, ma cioè, pensate fargli allo spiedo invece. Oggi morirai. Sì, continuo così, sì. È plausibile. Se fossi scaltro quanto me,
ambiresti a eliminare la cassa, non gli effetti. Ebbene, tu non sei me. Sei solo un sacco di retame in procinto di morire. Ma perché parli da lontano, Commodore? Io non ti ho manco visto, dove stai? Raga, io sto... la sto lisciando da tutte le parti. Oh, ben fatto, Davo! Davvero ben fatto! Ah, quindi riconosci il mio aspetto. I perfidi britanni si servirono dei migliori guerrieri, convinti di poter fermare l'invincibile Commodo! Eroi combattenti assetati di sangue e violenza come non mai! Quanto è vero! Quanto è vero! Però non è andata proprio così, ragazzi, perché... cioè, se non fosse stato per Vitellio... e vabbè, e soprattutto per noi... cioè, ce la saremmo vista molto più brutta di quanto è andata. Poi, comunque, ricordiamoci che noi siamo morti, eh. Ah, comunque, ragazzi, chi è Nemesi? Ecco, giustamente, poi... sono sicuro che qualcuno se lo starà chiedendo. Nemesi è la dea... dovrebbe essere tipo la dea romana della giustizia, insomma. In poche parole, sì, dai. Buttiamola così, tipo della giustizia, della vendetta. E poi c'ha altre declinazioni. Ma questo è il cicciottone che si è messo... ma quanto sei bello con la maschera. Ah, Metapino! La memoria si burla di me. In verità i guerrieri erano molti di più. No. Mannaggia. Anzi, io c'ho lo scudo tutto distrutto, ragazzi. Damocle è stato magnifico, vero? Così magnifico che voglio la sua testa! Elargirò 1000 denari a chiunque riesca a portarmela! Ah! E beh, da vigliacco quale sei? Il premio sarà mio! Perdono, Damocle, ma sono 1000 denari! Ho 1000 vipi! Hai ragione, vabbè, ma gli posso dire no, ragazzi, sono come le offerte dall'Arabia Saudita, cioè che ti fa? Come gli fai a dire no, tu? Sono 1000 testoni. Ho sbagliato. Oh, ma com'è possibile che sbaglio? Erano 1000 denari, te posso capire. Te capisco. Olè. Signore e signori, l'ultimo atto si avvicina. Commodo devasterà l'acquedotto! Come? Che gran finale! C'ha foga! Oh, Commodo! Beh sì, l'avevamo fatto, se vi ricordate, no? Quando abbiamo combattuto con la figlia. Oh, eccoci qua! L'ultimo decennio ho soggiogato ogni popolo che abbia osato opporsi a me. Sono il più grande generale ad aver mai guidato Roma e la sua gente. Oggi avete avuto l'onore. Sì, l'onore di ammirare il massacro di ogni gladiatore che mi abbia sfidato. Questi grandi e temuti guerrieri giacciono esanimi, piegati di fronte a voi, sconfitti da me, il vostro generale, condottiero e salvatore! Aquilo, confesso di essere piuttosto in ansia. Perché, imperatore? Damocle sta lottando come un leone da ore ormai, senza che le forze lo abbandonino. Non temete per vostro figlio, imperatore. Idiota, non temo per la sua inutile vita, ma per la mia borsa ho scommesso una fortuna. Piegherò la sorte, il vostro oro è salvo. Oh, e anche il verme. Vostro generale. Vostro salvatore! Forse, ragazzi, ognuno si lega... vostro Dio! Un Dio!
dici di voler proteggere Roma. Ma chi proteggerà te? Da me! Giustamente. Non si danno le spalle al nemico. Ecco. Devo capire quale attacco fa. E poi rispondere. Tono su tono. Da dietro. Dai ragazzi, ma gli stiamo togliendo tantissimo. Però quel fatto che lui, quell'Aquilio, abbia picchiato la sorte, che significa? Mannaggia sti colpi di scudo. Massimo a Mario. Io c'ho lo scudo tutto rotto. Esala l'ultimo respiro. Lui, nauseabonda, canaglia. Maledetto. Allora, non sono il più grande. Il più meschino sicuro. Silenzio. Avanti, Damocle. Reclama la tua vendetta. Di qua. Sono io, Commodo. No, sciocco. Sono io, Commodo. Io sono Commodo. Per te è finita, Damocle. Io sto piuttosto comodo, effettivamente. Ma quindi che erano dei fumi? Ci hanno ridato la vita, quindi mi sta più che bene. Vabbè ragazzi, è tranquilla la situazione. La situation. Queste ferite non guariranno. Tanto ragazzi, il combattimento qui si ferma solo quando becchiamo quello originale, che è lui. Che è quello che mi attacca nonostante la furia. Quindi io utilizzo loro come dei pupazzi per riprendermi. Yeah. Oh. Patetico! Vabbè, però così non vale, eh. Oh, cazzo, piderina, mo. Prendetelo! Forza, uccidetelo! Ok. Scusate, ma la folla a cosa sta esultando? Magari vede solamente noi che ci agitiamo. Lo senti il veleno? Non posso rischiare, Damocle. Tu mi capisci? Io so di essere immortale, ma la plebe è volubile. Un colpo fortunato da parte tua e la mia... Sala il tuo ultimo respiro. Niente ragazzi, è davvero immortale. Mannaggia. Vabbè dai, è un combattimento un po' più acceso col... Se pure lui ogni tanto butta dentro qualche colpo. Però non devo dire che è molto difficile, eh? No, sì. È finito, Commodo. Così brutto. Bravo. Io sono Damocle. Io sono la vendetta! Tu sei il prossimo! Uccidetelo! 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 Uccidetelo!
conosciuto un solo uomo capace di lottare così. Finiamo ciò che tuo padre ha iniziato, Marius. Svelto, dobbiamo uscire da qui. Il Senato non è che un pugno di vecchi politicanti. Incapaci di discernere verità o ragione. Li ho messi in guardia sulla Britannia, ma senza fortuna. Commodo ha trattenuto le legioni, come un vigliacco, mentre una ciclopica armata barbarica depredava l'impero puntando su Roma. I britanni? Sì, le loro forze sono decuplicate. Chi si oppone a Roma non fatica a trovare alleati. Anche le tribù dei territori più remoti hanno inviato le loro belve da guerra. L'imperatore e Commodo si sono fatti dei nemici. Troppi nemici. Questi barbari si sono resi conto di quanto ci siamo impigriti sotto il governo di Nerone. Vogliono distruggerci. Distruggere l'impero. Senza Commodo, mi chiederanno di assumere il comando. E io avrò bisogno dei miei uomini migliori. Ho intuito che fossi tu nell'arena. E ho preparato questo. L'imperatore deve morire. E così sarà. Ma prima Roma va salvata. Ho bisogno di te, Marius. Lotta per tuo padre. Lotta per la legione. Lotta per Roma.